amici, buonasera a tutti, ben trovati a questo quinto appuntamento di questo ciclo di incontri e informazioni cogenti sul tunnel di Vanni e Maguglia nel contesto del primo fascismo. L'ultima tavola rotonda, quindi l'ultimo appuntamento che mi vede personalmente partecipe, dedicato diciamo al, in qualche modo al post di Vagno, quindi un altro episodio della lotta tra fascismo e antifascismo in Puglia, prima ancora insomma dell'avvento al potere di Mussolini, vale a dire l'assalto alla Camera del Lavoro della Barivecchia il primo maggio del 1922. Ancora una volta abbiamo ospiti di altissimo livello, tra i maggiori storici insomma della Puglia contemporanea, il professor Vito Antonio Leuzzi, che dirige l'Istituto Pugliese per la storia dell'antifascismo dell'Italia contemporanea, e il professor Luigi Masella, che invece è stato a lungo ordinario di storia contemporanea presso il Dipartimento di studi umanistici, ex facoltà di lettere e filosofia, e dirige la Fondazione Gramsci di Puglia. La volta scorsa appunto siamo entrati nel vivo parlando dell'attività politica di Vagno e di come in qualche modo questa attività poi fosse legata, ahimè, al tragico omicidio del 1921 dopo un comizio dell'esponente socialista di Conversano presso la sezione socialista di Mola di Bari. Ed è curioso come in qualche modo dopo quella tavola rotonda sul numero di internazionale della scorsa settimana sia uscito proprio un profilo biografico di Vagno, scritto da uno storico britannico, un italianista che si chiama John Foot, di cui mi sono permesso di fotocopiare appunto l'articolo, questo è a vostra disposizione. Quindi in qualche modo questo dibattito anche sul ritorno o meno del fascismo, la riscoperta di queste figure di antifascisti, perché John Foot sta curando tutta una serie di profili appunto biografici di antifascisti su internazionale, può essere un qualcosa che riporti nuova vita a queste figure che non rimangono chiuse appunto nell'ambito degli studi accademici, degli studi storici, ma che possano appunto prendere vita e diventare esempio per tutti noi, per questa società. Dicevo che l'ultimo appuntamento di questa, almeno per quanto riguarda le tavole rotonde, poi questo è un altro workshop didattico, con insomma grande anche tempismo, perché sembra che da domani scuole e università chiudano, non è ancora ufficiale, però insomma, un annuncio è stato già dato, quindi non voglio naturalmente sottrarle spazio, insomma, come sempre, chi ne sa più di me, piccolo accenno soltanto al fatto che questa tavola rotonda permette di approfondire in qualche modo anche un'altra figura importante dell'antifascismo pugliese, accanto a quella di Giuseppe Di Vagno, vale a dire quella di Giuseppe Di Vittorio, che è stato un animatore appunto di quella resistenza, no, all'assalto delle squadre fasciste col primo maggio 1922. Di Vittorio, massimo esponente forse del sindacalismo comunista in Italia, formatosi politicamente proprio nel primo decennio del Novecento, caratterizzato in Puglia appunto dalle lotte agrarie, come abbiamo visto anche parlando di Vagno. Nacque infatti nel 1892 a Cerignola, quindi quasi coetaneo di Vagno, era più giovane di 3 anni. Nacque da una famiglia di braccianti e iniziò lui stesso l'attività bracciantile dall'età di 7 anni, praticamente, in una società in cui la proprietà terriera, diciamo, era molto concentrata e la conduzione prevedeva un vero e proprio sfruttamento, se pensiamo insomma che la durata di una giornata di lavoro era di 12-13 ore, a cui corrispondevano poi dei salari naturalmente molto bassi. Di Vittorio iniziò giovanissimo a frequentare la locale Lega Contadina di Cerignola, che a
all'epoca insomma contava circa 6.000 iscritti, quindi un'adesione possiamo dire che forse, almeno in un primo tempo, era più l'espressione diciamo spontanea, elementare e istintiva della condizione umana e sociale che non diciamo un'adesione consapevole e cosciente di una piattaforma, di una ideologia politica e programmatica. Un tratto in comune tra Divano e Vittorio sicuramente fu l'unitarismo, cioè la volontà di operare in modo da non creare fratture apprezzabili all'interno del movimento proletario e operare in modo da farsi promotore in più occasioni di battaglie comuni con la Confederazione Generale del Lavoro o con le Camere del Lavoro Socialiste. Di Vittorio in gioventù aderì diciamo, alla frazione sindacalista rivoluzionaria, no? del sindacato, all'USI, che fu costituita nel novembre del 1912 e all'interno della quale entrò subito nel comitato centrale. Però questo diciamo, è un tratto distintivo dell'attività politica di Vittorio anche poi successivamente nel secondo dopoguerra. Quindi avere il senso della necessaria unità dei lavoratori pur appunto nel rispetto delle diverse caratterizzazioni ideologiche come elemento fondamentale per il successo ecco, delle loro lotte. Negli anni successivi di Vittorio salutiamo presidente Mastro Leo e Filippo Giannuzzi. Negli anni successivi di Vittorio ampliò il raggio della sua azione politica, fu segretario della Camera del Lavoro Sindacalista di Minerva e poi di quella unitaria di Bari, fino a quando fu costretto ad espatriare a Lugano per aver organizzato uno sciopero in solidarietà con la Settimana Rossa, no? Che sono i disordini scoppiati ad Ancona che si riverberarono anche in diverse città italiane, tra cui Bari, no? Bari ebbe un esito tragico anche con delle vittime, no? Ricordo un operaio che Vito Lovraudio si chiamava, di cui il professor Luzzi ha scritto in passato. Tornò in Italia a Cerignola nel gennaio del 1915 e fu partecipe insomma di una all'interno del dibattito politico di quel periodo, quindi tra interventisti e neutralisti. Di Vittorio, a differenza di Divano, si schierò con il fronte interventista, andò a lottare in guerra come bersagliere, prima sul Carso e poi in Trentino. Nel primo dopoguerra riassunse la carica di segretario della Camera del Lavoro di Cerignola e poi di fatto di quella di Bari. Fu rinchiuso in carcere a Lucera per aver proclamato uno sciopero regionale antifascista, da cui uscì soltanto grazie al fatto che nelle elezioni del maggio 1921 poi fu eletto, una candidatura forse un po' protesta, no? Nelle file del Partito Socialista, e poi fu uno degli animatori appunto della resistenza all'assalto fascista della Camera del Lavoro a Bari Vecchia, appunto il primo maggio del 1922. A questo punto io mi taccio e do la parola appunto ai nostri ospiti, seguendo il criterio puramente alfabetico, quindi capovolgiamo perché invece c'è un criterio tematico, diciamo, quindi do la parola a Luigi Mastella. Grazie. Sì, buonasera. Innanzitutto mi scuso se sarò o rapido o poco chiaro, quantomeno nell'eloquio, perché e non per ragioni di coronavirus, ma per ragioni odontoiatriche, diciamo, quindi, però insomma, spero di farcela. Il tema che devo affrontare, che mi è stato assegnato, è quello relativo alla
alla discussione sull'alleanza del lavoro, cioè una operazione che avviene, appunto, come diceva Imperato, nel 22, dopo di Wagner, e che si collega strettamente a, con l'altro intervento, diciamo, di Leuzzi, diciamo, su Bari, diciamo, e sulla Camera del Lavoro di Bari, perché, diciamo, Bari è una delle città dove la reazione fascista, diciamo, dopo, come dire, il fallimento, ora vedremo, diciamo, del progetto Alleanza del Lavoro, si scatena, diciamo, in maniera violenta, e dove si assiste ad una reazione, diciamo, antifascista altrettanto importante, di grande rilievo. I due momenti sono perciò collegati fra di loro e come dire, alludono, diciamo, ad un episodio, una vicenda, quella dell'Alleanza del Lavoro, forse meno conosciuta, ma altrettanto importante, se non per le vicende poche, diciamo, di cui fu protagonista, per il livello di problemi, diciamo, che fa emergere e che io vorrei porre come oggetto di discussione e di riflessione per i caratteri, diciamo, di questi problemi, al di là di ogni velleità di attualizzazione. Per titolare meglio, diciamo, la cosa, direi, diciamo, come l'alleanza, la storia dell'alleanza del lavoro costituisca la manifestazione più lampante di un processo che potremmo definire, diciamo, o delineare il processo di come collassa un sistema liberal democratico, al di là delle operazioni modellistiche, diciamo, dei politologi. Quando nasce l'Alleanza del Lavoro? L'Alleanza del Lavoro nasce, diciamo, i primi mesi del 22, quindi, come dire, in una fase di sviluppo, diciamo, ormai, diciamo, dell'aggressione, dei processi di militarizzazione, dello scontro che vede al centro le squadre fasciste, in un arco temporale che si conclude bene o male, poi vedremo, con il fallimento di quello che si chiama lo sciopero legalità, poi vedremo, dell'estate, diciamo, del 22, e che segna, anche questo possiamo pur discuterne, paradossalmente la sconfitta, diciamo, di un'ipotesi di alternativa democratica, paradossalmente prima ancora della marcia su Roma che avviene qualche mese dopo, nell'ottobre del 22. Che cosa è questa alleanza del lavoro? A ridosso, diciamo, dei livelli, diciamo, di aggressione, di scontro che hanno caratterizzato le vicende sociali, politiche italiane, diciamo, tra il 20 e il 21, diciamo, soprattutto nel 21, per iniziativa, diciamo, e quindi promossa inizialmente dal sindacato dei ferrovieri, che è un sindacato, come dire, autonomo, tra virgolette, rispetto all'organizzazione della Confederazione Generale del Lavoro, e che ha una tradizione combattiva molto forte, per iniziativa, diciamo, del sindacato ferrovieri, viene proposta, diciamo, la costituzione di quella che si chiamerà l'Alleanza del Lavoro. C'è un progetto di mettere insieme le varie componenti, le varie sigle, possiamo dire, le varie organizzazioni politiche e sindacali legate al movimento dei lavoratori in funzione di una difesa, diciamo, del lavoro e del sistema liberal democratico. Io qui, diciamo, non esiste, nonostante la richiesta che giustamente mi è stata rivolta di portare, di consigliare degli strumenti bibliografici, non esiste una ricostruzione, un libro, diciamo, un saggio complessivo.
no? Ci sono capitoli e rapidi cenni dedicati in vari testi, no? Se noi leggiamo la Costituzione dell'Alleanza del Lavoro, io ho fotocopiato, se volete poi riprendete e distribuite queste fotocopie, i rappresentanti, dice, delle organizzazioni operaie che agiscono sul terreno della lotta di classe, quindi inizialmente sono i sindacati legati, come dire, alle organizzazioni della sinistra, a cui si aggiungeranno per certi versi frange del mondo cattolico, premesso bla 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 eccetera, delibera di opporre alle forze coalizzate, scusate, chiudo, alle forze coalizzate della reazione l'alleanza delle forze proletarie, avendo di mira la restaurazione delle pubbliche libertà e del diritto comune, unitamente alla difesa delle conquiste di carattere generale delle classi lavoratrici, tanto sul terreno economico quanto sul terreno morale. Quindi, come dire, un'opzione unitaria. Qual è la vicenda poi che mette in crisi, diciamo, l'Alleanza del Lavoro, questo progetto, e con questo progetto, come dire, l'estremo tentativo, diciamo, di opporsi in maniera organizzata al nemico fascista, non all'avversario, diciamo, no? Il dato è, se vogliamo, inizialmente nasce tardi, diciamo, no? È un'organizzazione di difesa, diciamo, quando ormai, come dire, il livello di geografia militarizzata del fascismo è ormai abbastanza estesa. E introduce un nodo, un problema, diciamo, che chiama tutte le forze, diciamo, legate al mondo del lavoro a confrontarsi e a dare una risposta più o meno drammatica, più o meno positiva, probabilmente in quel momento negativa. Cioè un'alleanza del lavoro di questo tipo assume come dato nuovo, diciamo, il fatto che c'è una dimensione, per usare il termine, diciamo, di quel periodo, di proletariato, diciamo, no? Organizzato, disperso in varie, frazionato in varie organizzazioni, che dal basso richiede una strumentazione unitaria per far fronte all'avversario fascista, diciamo, no? Per dirla in termini moderni, diciamo, no? Però lì si introduce un dato novecentesco per certi versi, il nodo è il modo in cui questi vecchi partiti, diciamo, nati dentro lo Stato liberale, anche lo stesso Partito Socialista, diciamo, no? Devono fare i conti con una dimensione, usando il termine e lo slang, diciamo, attuale o di poco tempo fa, di massa, diciamo, del lavoro e della vita civile, diciamo, dei lavoratori. In che modo devono mettere insieme questi due elementi? In che modo, cioè, i partiti, le correnti interne ai partiti, le organizzazioni sindacali, i movimenti istituzionalizzati devono incontrarsi per rispondere a questo dato nuovo nella storia del paese e nella storia europea, cioè una dimensione, diciamo, di come dire, risposta, diciamo, in termini propositivi, non solo in termini difensivi, che, come dire, viene dal basso e che domanda alle organizzazioni storiche di darsi una regolata, di ridefinirsi in rapporto a questo processo. Qual è? Questo è l'altro elemento, diciamo, rapido, diciamo, scusatemi se sono rapido, la risposta di questa vicenda contenuta in pochi mesi, ma che ha una valenza o comunque consente di parlare, di discutere, diciamo, a un livello molto più alto, secondo me. Qual è la risposta dei partiti e, diciamo, del sindacato protagonista di quel tempo, cioè la Confederazione Generale del Lavoro?
E il dato, diciamo, che viene fuori, diciamo, è quello, diciamo, di una grande incertezza e di una grande confusione. Quali sono i partiti? Innanzitutto il Partito Socialista, che è il partito maggioritario, diciamo, all'interno del mondo del lavoro, no? Ancorché sia, come dire, diviso e lacerato, diciamo, tra la componente, qui ne avranno parlato sicuramente, no? Riformista e massimalista, Turati e Serrati, per fare due nomi esemplificativi, diciamo, no? E dall'altro lato un partito comunista che è uscito da poco, diciamo, è nato nel 21, ma, come dire, è di una debolezza estrema, di una componente maggioritaria, di un livello settario, diciamo, che fa capo a Bordiga, diciamo, no? E che, come dire, assume, diciamo, il problema della sconfessione dei traditori, diciamo, da qualunque parte si vengono, come asse, diciamo, della costruzione di una linea politica. E c'è poi, diciamo, il sindacato, la cui maggioranza del gruppo dirigente e di orientamento riformista, basti pensare un nome, diciamo, di grande rilievo, diciamo, è Bruno Buozzi. Bruno Buozzi sarà poi, diciamo, il protagonista, uno dei tre protagonisti, diciamo, della ricostituzione del sindacato unitario nel 1944, prima di essere arrestato dalla polizia nazista a Roma stesso e fucilato nei dintorni di Roma, se ricordo rapidamente. È evidente che rispetto ad un documento di questo tipo, come dire, non si può fingere che non esista, e infatti un po' tutti sul piano, come dire, formale sono d'accordo nella costruzione di un soggetto unitario. Il problema è il contenuto di questi accordi. E il dato che scandisce questa vicenda, diciamo, tra il febbraio del 22 e il luglio, diciamo, dello stesso anno, è questo tipo, diciamo, no? Sono abbastanza schematico, ripeto, poi dopo, se vogliamo, ne discutiamo. C'è la componente, da un lato, riformista, no? Che è, come dire, di grande rilievo nella storia di questo paese. Basti pensare, come dire, che nel 19 Turati fa alla Camera un discorso che rimane famoso, diciamo, e a cui addirittura fa riferimento Togliatti nella relazione conclusiva al convegno ricostruire del 45, cioè il titolato Salvare l'Italia, che pone una serie di problemi relativi alle modalità di ricostruzione del paese, con un programma articolato che tuttavia, come dire, per certi versi, come dire, sconda allora, come dire, i limiti di un ideologismo secondo internazionalista, cioè indipendentemente dal problema del governo, diciamo, della ricostruzione, lega questi interventi alla necessità, come dire, di far crescere il capitalismo, perché dal capitalismo naturalmente verrà fuori il socialismo, che è, come dire, la matrice perennemente, costantemente positivista di gran parte della storia del socialismo italiano, diciamo, per certi versi. Ciò non toglie che, come dire, affronti dei problemi di ricostruzione in maniera organica per la prima volta. All'interno, diciamo, del dibattito, però, come la componente riformista dice, cioè, in maniera banale, uniamoci, però, come dire, evitiamo, teniamo fuori, cerchiamo di tenere fuori i comunisti. Dall'altro lato, diciamo, all'interno del Partito Socialista, poi ovviamente ciò che dice Turati è sconfessato, banalizzo ovviamente, da Serrati, il quale dice invece non dobbiamo contrapporci, dobbiamo evitare, diciamo, di come dire, collaborare con l'avversario borghese, perché dobbiamo fare la rivoluzione, tra virgolette, come sta avvenendo in Russia,
Quindi l'unità sì, però come dire, senza costoro. C'è poi questa componente minoritaria, diciamo ancora, diciamo, che fa capo al PCD, diciamo, si chiama così Partito Comunista d'Italia, sezione dell'Internazionale Comunista, in questo senso d'Italia, diciamo, che come dire, fa riferimento o dovrebbe fare riferimento agli orientamenti dell'Internazionale, che in quel periodo ha elaborato, sia pure in una logica, come dire, anche qui settaria, estremistica, diciamo, no? Un progetto, una linea, una strategia che si chiama di fronte unico, cioè la necessità di mettere insieme il proletariato, magari come contrapponendosi però, come dire, ai traditori riformisti, diciamo, togliendo ad essi, diciamo, la base sociale per dislocarla su un altro, sul versante della rivoluzione, e che comunque ipotizza un incontro tra i partiti, diciamo, no? O comunque l'incontro con i partiti deve fare deve far seguito a questa ricomposizione di un fronte proletario unico. Questo dato, diciamo, che sarebbe andato incontro a certe sollecitazioni provenienti da questa documento della Camera del Lavoro, incontra però in Italia l'opposizione di Bordiga, diciamo, no? Che è la componente, come dire, più settaria all'interno, ed è quella maggioritaria, diciamo, Gramsci, il gruppo ordinovista su cui poi, come dire, si discute, eccetera, allora contava più che niente, diciamo, era minoranza all'interno del Partito Comunista d'Italia. E Bordiga dice sì, va bene, dobbiamo, anche qui banalizzo, diciamo, gli interventi, dobbiamo avviare un percorso unitario, però questo percorso unitario dobbiamo starci attenti perché ci sono quei traditori riformisti, e invece dobbiamo utilizzare questo strumento per sconfessarli, per sbugiardarli come traditori del proletariato. Diciamo, no? Quindi, come dire, lanciando all'interno di un progetto in nuce che ancora si sta mettendo in piedi le lacerazioni, gli scontri che avvengono a livello di istituzioni politiche. E c'è poi, c'è invece, qui ho portato, la componente torinese fondamentalmente, che fa capo, quella che, come dire, faceva capo, l'Ordine Nuovo continua, c'è la seconda parte, la seconda, come di ondate, edizioni di Ordine Nuovo rispetto alla prima, però, come dire, l'Ordine Nuovo, dopo l'occupazione delle fabbriche, come dire, perde un po' di spinta, diciamo, no? E intervengono, diciamo, invece Togliatti da un lato e Gramsci dall'altro, sono i due punti di riferimento, saranno i punti di riferimento della fase successiva della storia di questo partito, che di questo partito che come dire, pongono il problema, diciamo, guardate, però qui le citazioni rapide, diciamo, no? Non fare, dice Togliatti, incontrare i partiti politici perché la incompatibilità dei loro programmi impedisce una comune qualsiasi azione, ma creare un organismo che risponde effettivamente alla componente politica del proletariato, facendo convergere le forze sul terreno dell'azione diretta sindacale con un effettivo impegno da parte di tutti. Tutto sommato, senza stare a tirarla per la nulla, questa stessa cosa viene ripresa in maniera più articolata da Gramsci in un intervento anonimo, diciamo, l'alleanza del lavoro, diciamo, proprio, è un intervento su questa istituzione, diciamo, nel 22 sull'Ordine Nuovo. Il dato che caratterizza questo è lungo, ve lo leggete se vi va, dopo vi passo la fotocopia. Il dato che caratterizza questo intervento è, da un lato, il recepimento di questo elemento, come dire, unitario dal basso a cui ho fatto riferimento prima,
dall'altro, con una logica diciamo molto ordinovista e gramsciana per certi versi, propone che nelle singole città, nei singoli luoghi in cui, come dire, è presente il proletariato, diciamo, il quadro e l'attenzione quindi è molto più rivolta alla dimensione urbana rispetto alla dimensione contadina, anche se questo non è evidenziato, diciamo, no, di mettere in piedi dei gruppi, diciamo, di lavoro, diciamo, no, un sistema, dice, di comitati locali eletti direttamente dalle masse, organizzati nelle varie centrali sindacali. Solo la formazione di questo nuovo sistema organizzativo segnerà la fase storica del fronte unico proletario, cioè un'organizzazione che tenga messa insieme i livelli periferici delle istituzioni e, come dire, la dimensione locale di massa come base per la costruzione di qualcosa, di un'alleanza del lavoro, cioè di un'istituzione di tipo diverso. Tutto questo non passa, diciamo, no? E c'è anche l'altro dato, che è quello dell'orientamento sindacale, che poi è l'orientamento prevalente. Il sindacato allora, diciamo, è quello maggioritario, la CGL, CGL, diciamo, non c'è la Confederazione Generale del Lavoro, si chiamava così, poi, diciamo, nel 1944 diventa Confederazione Generale Italiana del Lavoro, che è il sindacato più grosso, diciamo, era arrivato, diciamo, subito dopo la guerra ad avere un qualcosa come 2 milioni di iscritti, che è una cosa enorme, diciamo, in quel periodo, e che comunque comincia a doversi confrontare anche con istituzioni sindacali diverse, in primo luogo quelle cattoliche. Nasce allora, soprattutto in alcune aree, diciamo, settentrionali, nella Puglia, diciamo, alcuni esperimenti li abbiamo nella zona di Angola, dove c'è uno dei parroci più combattivi, diciamo, che dirige, diciamo, egli stesso per certi versi tentativi di occupazione delle terre, diciamo, no? La Confederazione Italiana del Lavoro, che è, come dire, la progenitrice per certi versi della Confederazione Italiana, del Sindacato Italiano del Lavoro, diciamo, da Cisterzo. Quali sono i problemi che un organismo di questo tipo deve affrontare? E le contraddizioni che si trova ad affrontare, e che secondo me, diciamo, sono di grande interesse. E innanzitutto il livello dello scontro, diciamo, che c'è stato, se vogliamo, a partire dal fallimento, perché il fallimento c'è stato, dell'occupazione delle fabbriche nel 20, diciamo, dove l'ipotesi, diciamo, torinese di partire di lì per avviare un percorso di generalizzazione, diciamo, della contrapposizione sociale, diciamo, fallisce, diciamo, no? E quella forte tendenza alla iscrizione comincia a calare. Questo è il primo dato. L'altro dato è che un'alleanza del lavoro presuppone, come dire, una dimensione nazionale di questo processo, e alcuni esponenti, cioè lo stesso, uno dei dirigenti e giusti si chiama, diciamo, dell'Alleanza del Lavoro. All'Alleanza del Lavoro guarda con interesse, ne ha accennato Imperato, di Vittorio, diciamo, no? C'è una componente sindacalista rivoluzionaria che aderisce, anche quella anarchica, diciamo, uno che per la prima volta, che per primo scrive sulla storia dell'Alleanza del Lavoro, scriverà, sarà un anarchico, Malatesta, uno degli anarchici storici della storia dell'anarchia italiana. Diciamo, no? Questi problemi quali sono? Non sono solo quelli tradizionali, cioè, operai e contadini, diciamo, nord e sud, il dualismo con cui, diciamo, il movimento sindacale, fino allora il movimento operaio, il Partito Socialista, si era confrontato, ma insomma non aveva non solo non aveva risolto, ma non aveva ridefinito, diciamo, un percorso, diciamo, no? Al punto che Salvemini se ne esce dal Partito Socialista, diciamo, no?
ma diciamo nelle campagne, non solo meridionali, si era messo in moto un meccanismo su cui cresce anche molta consenso, direi, diciamo, non solo militarizzato, determinato dal fatto che non c'è più soltanto l'agrario e il bracciale, ma per effetto di una serie di interventi legislativi, il decreto Visocchi nel 17 dopo Caporetto, eccetera, la costituzione dell'Opera Nazionale Combattenti nel 19, si era messo in molti casi un processo di formazione di piccola e media proprietà contadina che, come dire, richiedeva una politica, diciamo, no? Un po' diversa, o chiedeva di essere dentro un percorso, un programma di trasformazioni più ampio e generale rispetto a quello a cui fanno riferimento i partiti tradizionali. E se noi pensiamo che, per rimanere in Puglia, a Gioia del Colle, diciamo, ci sarà un grande ciclo, di braccianti, ma a scatenare lo scontro e a inseguire i braccianti sono non tanto gli agrari, ma sono i fittauri, che sono stretti tra la pressione degli agrari e la domanda salariale che viene dai braccianti, oltre che dai contadini affittuari e così via. Quindi un meccanismo, una frantumazione sociale che richiede un programma di ricomposizione, sociale e di ricomposizione a livello di programma politico. Questo è un nodo, che sta, nella consapevolezza di molti, ma rimane nella consapevolezza. L'altro dato che scandisce questa vicenda è che, come dire, crea problemi nell'adesione, al di là dell'adesione, a parole, all'alleanza del lavoro, è il fatto che la guerra aveva messo in moto un meccanismo di riorganizzazione dell'assetto lavorativo, dei sistemi lavorativi nelle grandi fabbriche, quello che chiamiamo l'organizzazione tailoristica del lavoro, nelle fabbriche settentrionali, Torino soprattutto, a Fiat, ma a Milano, Genova o anche in altre realtà periferiche meno importanti. Che voleva dire questo? Che questi operai, avevano a che fare con problemi di riorganizzazione del lavoro e di richiesta di livelli crescenti di produttività che mal si incontravano con una organizzazione, una visione dell'organizzazione del lavoro precedente. Per giunta, questo meccanismo faceva sì che questi operai difendessero, il lavoro, nel momento in cui con la crisi economica del 21, cioè dopo il 19, il dopoguerra, il 21, si assiste ad una fase non solo italiana di blocco, della crescita economica, quindi di nuova crisi, i livelli relativi al pagamento dei debiti di guerra, i processi di ricostruzione generale e così via, le difficoltà di avere prestiti dagli Stati Uniti, che invece richiedono i prestiti che avevano fatto, mettono in crisi quei tentativi di mettere in moto i sistemi economici non solo italiani. Il che vuol dire che in quella fase c'è una domanda di lavoro. Domanda di lavoro che un'alleanza del lavoro deve tenere insieme. Cioè deve tenere insieme, per dirla con termini odierni, occupati e disoccupati. L'altro dato che scandisce questa vicenda è che all'alleanza del lavoro aderiscono con un più grande entusiasmo una componente sindacalizzata giovanile, una generazione di giovani distinta dalla vecchia, che rivendica una partecipazione ad un progetto che incontra ma non si esaurisce nel sistema, nella geografia politica fino allora esistente.
non sono le sardine, ma sono, come dire, meccanismi interni all'organizzazione sindacale che pongono i problemi di ridefinizione di un progetto, l'alleanza del lavoro. Tutto questo, diciamo, provoca dibattiti, discussioni, diffidenze, diciamo, nelle istituzioni storiche che poi formalmente aderiscono a questo progetto, che perciò non va avanti, diciamo, o produce un risultato particolare, drammatico per certi versi. Tra giugno e luglio, diciamo, a ridosso, diciamo, di un incremento delle aggressioni, diciamo, fasciste, si avvia per iniziativa dei riformisti, diciamo, innanzitutto, diciamo, l'ipotesi di mettere in piedi uno sciopero generale, con diffidenze paradossalmente iniziali da parte comunista che, come dire, pensano diciamo, ad un strumento che è ancora acerbo rispetto ai livelli di disgregazione che si erano messi in piedi. Comunque alla fine aderiscono alle varie sigle, che viene deciso da un comitato segreto, diciamo, perché il livello di attacchi sono forti, diciamo, no? Composto da socialisti, comunisti, da frange del mondo cattolico, perché il Partito Popolare, che nasce nel 19, un partito già dall'inizio spaccato, diciamo, tra una componente che, come dire, tenderebbe a un rapporto con i socialisti e una componente fortemente conservatrice legata al Vaticano, che invece riafferma forme di integralismo, diciamo, antisocialista. Nel 23, che l'anno dopo, Sturzo viene mandato via dall'Italia per iniziativa vaticana, diciamo, non per iniziativa, sulla base dell'avvio di accordi e di incontri che preluderanno poi nel 29 la conciliazione tra governo e fascisti, no? Tra Vaticano, cioè, e governo fascista del 23. Ora, questo sciopero, diciamo, avrebbe dovuto essere, e dalla dimensione del livello di disgregazione finale, diciamo, di questa vicenda, non solo, ma di questo sistema politico, avrebbe dovuto essere poi, come annunciato, una volta avviato un percorso di che cosa? Di centralizzazione dell'iniziativa, perché per fare uno sciopero generale c'è bisogno di un meccanismo centrale che diriga insieme. Ora si capisce perché, diciamo, non l'ho studiato io, faccio riferimento, come dire, a ricerche, diciamo, no? Improvvisamente, diciamo, dopo questa decisione, compare il giorno dopo sul giornale Il Lavoro di Genova la proclamazione di uno sciopero generale, che però non era stato ancora preparato, che si dice che, come questo sciopero generale promosso dalle sigle e dall'alleanza del lavoro, e invece deve fare i conti con le iniziative periferiche delle singole camere del lavoro, che ognuno per conto suo, diciamo, mette in moto un meccanismo. Quindi il livello di frantumazione è consistente, diciamo, no? Rispetto ovviamente al momento stesso in cui c'è questo annuncio, ad un livello di estrema organizzazione aggressiva da parte del Partito Fascista, che, come dire, ovviamente centralizzato e organizzato attraverso i vari RAS, diciamo, di provincia, procede subito all'attacco, diciamo, di queste iniziative, che tra l'altro per uno sciopero generale si chiama, e Turati lo definisce sciopero legalitario, che inizialmente non prevede un periodo, una conclusione, che ancora non è riuscito a dare l'indicazione di una conclusione, e al di là della dimensione della difesa della legalità non ha, come dire, una, come dire, oggi diremmo una parola d'ordine, una linea, no? Se non quella più generale della difesa, diciamo, contro le aggressioni. Il dato che viene fuori è una
sconfitta dello sciopero legalitario a cui che fa riferimento a questa istituzione dell'alleanza del lavoro, nel senso che dopo 2 o 3 giorni lo sciopero si esaurisce, anche perché l'altro dato che, come dire, fa riflettere, che può essere oggetto di discussione, da un lato il livello di adesione rispetto, come dire, agli scioperi, alle partecipazioni operaie, diciamo, no, degli anni precedenti, è notevolmente più basso. E le componenti, quelle che oggi chiameremo dei ceti medi, cioè la piccola borghesia urbana, impiegatizia, diciamo, la media borghesia, è tutta schierata dall'altra parte contro, tra virgolette, i sovversivi, diciamo, no? Che vengono di fatto isolati, diciamo, no? Non riescono a trovare quello che poi chiameremo un arco di alleanze più vaste all'interno del quale costruire un movimento, un'alleanza del lavoro, diciamo, no? E lo sciopero finisce, diciamo, io qua vi ho poi quello, lo trovo. Una dichiarazione di Mussolini a metà luglio, diciamo, quindi quando già il meccanismo si era messo in moto, perché Mussolini non era scemo. La massima confusione, scusate, regna nel campo nemico, quindi il dato è la guerra, non il campo nemico, non il campo avversario. Chi invoca l'ausilio del governo, chi minaccia lo sciopero generale, chi raccomanda l'attesa e la pazienza. Non c'è una parola d'ordine, non c'è un piano. Ancora e sempre ci chiamano banditi, canaglie, barbari, schiavisti, briganti, venduti. C'è una regione, però ce ne freghiamo. Voi stampate, signori, delle inutili parole ingiuriose. Noi vi rispondiamo stanandovi politicamente e sindacalmente, no, le ossa, con chirurgica inesorabilità. La sanzione, come dire, istituzionalizzata, diciamo, no, della guerra civile e della vittoria cruenta, cioè, sul nemico, sta tutta qui, diciamo, no, rispetto, diciamo, un'altra parte che non riesce a rispondere, diciamo, no? E si chiude, diciamo. Secondo me finisce qui, paradossalmente, prima ancora della marcia su Roma e quindi della complicità, come dire, manifesta, istituzionalizzata a livello più alto di governo e fascismo, dal governo fatta, che rifiuta assieme a Vittorio Emanuele III di proclamare uno stato di assedio il 28 ottobre e quindi, come dire, sancisce, diciamo, la inevitabilità di questa operazione. No, Mussolini non era certo, tant'è vero che non partecipa, ma a Milano è pronto ad andare in Svizzera nel caso in cui la marcia fosse fallita, diciamo, no? Vittorio Emanuele III sancisce invece questo dato e lo chiama e gli affida il primo governo di coalizione, diciamo, no? A cui partecipano anche componenti liberali, Zahana, eccetera, e popolari, e che non è ancora deciso. L'ipotesi diversa fallisce, diciamo, e c'è viene riferito qui valutazione, diciamo, di un comunista ungherese, diciamo, l'internazionale comunista, cioè vuol dire in quel periodo, diciamo, esponenti, funzionari che girano un po' dappertutto, che ha visto quanto era successo in Italia e dice: quando dopo il deplorevole scacco dello sciopero del 1 agosto del 22 divenne evidente che il proletariato rivoluzionario era incapace di una resistenza apprezzabile, e la critica è in primo luogo ovviamente al Partito Comunista, quando le squadre allargarono il campo della loro attività e raddoppiarono in crudeltà, si produsse una modificazione qualitativa della passività delle masse, che era aumentata progressivamente, la passività, cioè non aveva diritto a quello. Per finirla con delle violenze alle quali erano esposte ad ogni istante le masse, erano pronte ad accettare qualsiasi via d'uscita, anzi avevano sete di una via d'uscita. Cioè finiamo, qui chiudiamo, basta e finisca, diciamo, no? Che è come di qualcosa che
che allude a fenomeni più ampi, dice, di quello che ho detto all'inizio, un fenomeno di collasso di un sistema politico, diciamo, no? Da questo punto di vista i politologi hanno molto lavorato al di là, diciamo, della ricostruzione storica, come crolla un sistema politico di tipo liberal democratico, diciamo, no? In una fase in cui sta mettendo in moto un processo di cambiamento profondo degli assetti sociali e istituzionali in Italia, ma dappertutto, diciamo, no? La risposta è, come dire, la debolezza, diciamo, di questa alleanza del lavoro e, come dire, la ripresa di una violenza di attacco, diciamo, organizzato, diciamo, dello squadrismo nelle varie città, diciamo, la più grossa resistenza l'abbiamo a Parma, dove muoiono una trentina di fascisti, diciamo, c'è uno scontro armato, diciamo, no? Che la dice lunga sull'assenza o l'impossibilità o la difficoltà o l'incapacità di organizzare come parallelamente dall'altra parte uno scontro di quel tipo con i fascisti. La stessa cosa avviene a Bari, dove, come dire, la resistenza, anche qui, anche diretta, diciamo, per il Vittorio, eccetera, è di grande livello nella Bari vecchia, diciamo, no? La Camera del Lavoro allora era all'inizio, diciamo, dell'ingresso della Bari vecchia, diciamo, adesso non c'è nemmeno più una targa, che sarebbe pure che sarebbe giusto metterla e metterla in evidenza. No? Quello che voglio dire è il dato, diciamo, no? Storicamente, diciamo, è dal punto di vista della storia politica, è come dire, è giusto riflettere sui livelli, come dire, grandi, di grande rilievo morale, diciamo, no? E capacità di resistenza di Bari, Parma, eccetera. E però l'altro dato è, come dire, la sconfitta, diciamo, no? Ineludibile, diciamo, no? A Bari Tonio Leuzzi ne parlerà, diciamo, no? Tutta lo scontro duro, diciamo, dove che vede non solo i fascisti, ma vede protagonisti questore e prefetto, diciamo, no? Secondo un orientamento generale, diciamo, in quel periodo, a favore dei fascisti, diciamo, no? Quasi i fascisti diventano, come dire, esecutori, diciamo, di orientamenti governativi, diciamo, no? Perché è il massimo di compenetrazione nei fatti tra i due livelli, diciamo, no? E quello scontro avviene a Bari vecchia. Io ci stavo pensando, diciamo, poi, come dire, la odontoiatria me l'ha impedito, diciamo, no? Se si dovesse riflettere su un altro momento della storia di Bari, su questo poi Tonio può dire molto, c'è stato prima, diciamo, pare del 10, uno sciopero degli edili a Bari, diciamo, no? A ridosso, diciamo, nell'agosto, il 10 agosto in generale, è il giorno allora dei traslochi. No? Un grosso sciopero che vede coinvolto non solo Bari vecchia ma gran parte della città con come dire, adesioni non solo dei manovali, degli operai, ma anche di pezzi consistenti di ceto medio piccolo. E i risultati, diciamo, del Partito Socialista, diciamo, dal punto di vista elettorale crescono, diciamo, in quel decennio, in quel quindicennio, diciamo, no? E questo dato, diciamo, scompare rispetto all'altro, ugualmente glorioso, ma che dice come lo scontro avviene dentro Bari vecchia, cioè viene isolato all'interno di una parte soltanto, non solo della società, ma addirittura della struttura urbana della città. Da questo punto di vista, riprendendo un po' le cose che dicevo prima, mi è parso che parlare dell'alleanza del lavoro possa fornire elementi di riflessione sul modo in cui, come dire, le incapacità di costruire le alleanze del lavoro determinano comunque, come dire, il crollo di un sistema, non solo la vittoria del nemico e dell'avversario, ma il crollo totale di un sistema politico liberal democratico. Ho finito. Ringraziamo il professor Masella per la sua puntuale relazione.
mette in evidenza appunto come nei mesi immediatamente precedenti, quando ha preso il potere da parte di Mussolini, ci fosse le divisioni all'interno, diciamo, della sinistra politica sindacale, diventassero poi vera e propria entropia, no? Mi sembra che l'alleanza del lavoro è un po' il sintomo di come alla fine alla sinistra, appunto, politica e sindacale, partiti eccetera eccetera, rimanesse soltanto una battaglia di retroguardia da fare, appunto una battaglia di difesa, no? Dei diritti, delle libertà, che poi forse è un fil rouge della storia della sinistra italiana anche non soltanto durante il fascismo, ma anche in età repubblicana, no? Ad un certo punto il Partito Comunista diventa quasi un elemento di difesa democratica, ad esempio negli anni di Piombo, ma anche insomma nei primissimi anni della Repubblica, no? Un periodo più difficile della ricostruzione. Il quadro generale, appunto, tracciato dal professor Masella verrà approfondito a livello locale, fermandosi appunto sulla vicenda di Bari, appunto, dell'assalto alla Camera del Lavoro da parte del professor Vito Antonio Peruzzi, a cui cedo la parola. Grazie. Il mio compito è agevolato, facilitato da questo quadro di carattere generale che ha fornito il professor. Io sto riflettendo su quelle che comunque sono le difficoltà da parte degli insegnanti di presentare, diciamo, vicende che un po' complesse, su cui anche la storiografia non sempre è riuscita a delineare con chiarezza, quantomeno la storiografia politica, perché spesso ad esempio il quadro di carattere economico generale non viene richiamato in questa analisi. Io stavo pensando alle famose lezioni sul fascismo di Foro, e questa è un'indicazione che fa vedere, insomma, qual è la crisi politica all'interno di una crisi molto ma molto più vasta, che ha anche accennato il professor Masella, e che determina, diciamo, una situazione di permanente di paura ma anche di violenza, e questo è un tema che ritorneremo spesso, anche perché ci si pone l'interrogativo, ma le istituzioni del tempo, no? Per quanto riguarda il Ministero degli Interni, le prefetture, i commissariati, che si schierano apertamente con questa reazione, anche reazione di classe. Ma c'è da chiedersi la magistratura o la scuola, chissà perché poi la scuola non viene mai chiamata in causa, eppure nel delitto di Bagno la scuola ha un ruolo, e un ruolo non secondario, perché gli assassini di Bagno sono gli studenti, addirittura studenti medi, sono studenti universitari. Ma magari possiamo ritornare anche su questo aspetto. Sto indicando questi temi perché sono i temi su cui poi gli insegnanti si muovono, diciamo. Ecco, la violenza come si alimenta in tutto, in una fase storica complessa dopo il primo conflitto mondiale. E qui è importante richiamare il significato generale dell'alleanza del lavoro. L'alleanza del lavoro è anche un tentativo di recuperare la frattura che si era determinata, vuol dire, tra il movimento operaio e contadino e i cittadini. E nella situazione barese un risultato viene raggiunto, perché nell'alleanza del lavoro entrano a pieno titolo, ad esempio, i repubblicani di Piero Delfino Pesce, che è un personaggio rilevante della vita politica dalla terra di Bari,
è un personaggio, diciamo, che è molto legato ai cittadini, diciamo, alla borghesia della città, ma nello stesso tempo, oltre al Partito Repubblicano, ci sono i cosiddetti arditi del popolo, anche questi legati al combattentismo democratico, e anche il combattentismo democratico, voglio dire, ha una solida fisionomia ancora in Puglia. E a questo punto forse è importante fare un passo indietro, cercare di capire, in questa situazione di crisi irreversibile, in questa situazione di fallimento dell'alleanza del lavoro a livello generale, vedremo a Bari le cose saranno un pochino diverse, perché ad esempio lo sciopero generale dura addirittura 3 giorni e sarà una brutta pagina anche dei fascisti, perché non riusciranno, voglio dire, sotto il profilo della violenza, sotto il profilo militare, ad entrare nella città vecchia, ma ebbero anche vita difficile nel quartiere Murantiano, perché c'erano i ferrovieri. Quando si parla di alleanza del lavoro, le tre grandi forze erano la CGIL, senza la l'UCI, l'Unione Sindacale Italiana, e i ferrovieri. Beh, a Bari la tenuta dell'alleanza del lavoro fu consistente. E tanto è vero che la mobilitazione dei fascisti fallì. E addirittura entra in campo non solo la prefettura, ma addirittura la marina militare, addirittura l'esercito, per risolvere la situazione. Ma è importante fare un passo indietro e cercare di capire ma che cosa era avvenuto nelle ultime elezioni, quella del 1921. E perché in quelle elezioni si vedevano cambiamenti profondi della vita politica nazionale, ma anche della vita politica regionale della terra di Bari. Perché il blocco nazionale riesce a captare tutta l'attenzione dei liberali e dei civili, con l'eccezione della terra di Bari, perché qui ci sono due personaggi che possiamo richiamarli, che tentano le mediazioni. Il primo nella vita politica ed è Giuseppe Di Bari, soprattutto nel Partito Socialista. È una personalità complessa Di Bari, perché è un penalista noto perché difende i braccianti contadini dalla reazione aggravio nelle aule dei tribunali, ma anche nelle piazze. Però è un personaggio rilevante di quello che è tutto il sistema di organizzazione della vita politico-sociale, protagonista ad esempio dell'Umanitaria, che nasce a Bari tra il 19, 20 e 21 e che ha una grande capacità di aggregazione per i temi che l'Umanitaria affronta, ad esempio la lotta all'analfabetismo, e quindi l'orizzonte che non è solamente quello dello scontro di classe, diciamo, ha una visione politica in cui tenta le varie mediazioni tra le anime del Partito Socialista, l'anima massimalista, quella bordigliana dell'astensionismo. E, diciamo, questo per quanto riguarda il fronte politico. Tanto è vero che a sostegno delle posizioni, diciamo, unitarie, c'è proprio Salvemini, che nelle elezioni del 1921, vi leggo un passo, dopo aver assistito al fallimento di quello che è il combattentismo democratico, per la posizione, Salvemini rivolge un appello alla sinistra, in particolar modo alle forze socialiste. Dice Salvemini: oggi io non ho altro mezzo per assistere utilmente alla classe
lavoratrice della nostra regione, se non lasciando il terreno libero all'azione elettorale del Partito Socialista. Io, rifiutando la candidatura, non abbandono i miei elettori. Essi sanno che in questo momento in Puglia io considero la lista socialista ufficiale come il solo terreno di concentrazione possibile per tutti coloro che lavorano disinteressatamente all'elevamento politico della classe lavoratrice. Salvini aveva intuito che la situazione del 21 è una situazione politica di grave crisi e che l'unitarietà politica rappresentava il punto di riferimento più importante, soprattutto poi nella terra di Bari, in cui gli esponenti, ad esempio, del Partito Comunista d'Italia erano ex mordilisti, Filippo D'Agostino e Rita Maglieroppi, che in questa fase, diciamo, si chiudono nel mito della rivoluzione d'ottobre, però la partita nella vita politica è enorme, perché tutto il mondo liberale si sta spostando a destra, e la differenza con il 19 la ritroviamo proprio nel fatto in questa modificazione completa della classe dirigente, tant'è vero che le elezioni del 21 danno al blocco nazionale una maggioranza con 11 deputati in Puglia, e il punto di riferimento è Salandra, che proprio nel 21 a Bari, nel teatro Petruzzelli, svolge un discorso che ci sull'ordine e sull'autorità, ma anche sulla violenza, che ci fa capire che il mutamento in atto. E dice Salandra, nel corso della campagna elettorale del 21, una lunga esperienza insegna che i governi fianchi e paurosi annegano nel sangue. Peggio ancora, se la società, non sentendosi abbastanza garantita e sicura nelle sue basi fondamentali, sia per irresistibile istinto di conservazione indotta a provvedere a sé medesima, organizzando le sue difese indipendentemente dalla volontà dello Stato. Questo fenomeno di provvidenziale anarchia si dileguerà automaticamente quando l'autorità legittima compia senza abusi ma senza debolezze il dovere suo. Quindi è lo spostamento, ecco, di un'intera classe dirigente liberale. Vuol dire che in Puglia ha riflessi enormi, soprattutto in provincia di Foggia, dove il blocco nazionale riesce a consolidare le sue posizioni. Ad esempio a Bari questa operazione del blocco nazionale incontra due ostacoli, che sono due figure anche di giovani combattenti, e sono Giuseppe Di Vanni e l'altro Peppino Di Vittorio, che tendono, diciamo, un'operazione, ecco, completamente diversa. Il discorso ha fatto bene il Federico Imperato a richiamare Di Vittorio, perché addirittura le due posizioni, quella di Di Vanni e quella di Di Vittorio, si saltano nel corso della campagna elettorale, perché sono presenti nella stessa lista. E Di Vittorio viene accusato all'interno dell'Unione Sindacale Italiana dei bordighisti di aver ceduto, diciamo, alle posizioni riformiste, ma anche Di Magno, diciamo, subisce gli stessi attacchi, voglio dire, all'interno del suo partito. Ed è importante anche considerare il risultato. Entrambi, soprattutto in terra di Bari, ottengono moltissimi consensi. Ad esempio Di Vittorio, però, ecco qui il tema della violenza, a Cerignola, dove gli elettori sono 3.300, il blocco nazionale prende più di 3.000 voti.
nonostante la polarizzazione di classe, e mentre il Partito Socialista di Vittorio prende meno di 100 voti. Che cosa è avvenuto? La violenza. Cioè, fisicamente, voglio dire, lo scontro di classe, voglio dire, vede settori dello Stato nel corso delle elezioni spostarsi, voglio dire, Caradonna, in questa situazione. E c'è il fenomeno, non solo di Caradonna, Caradonna è il braccio armato, però è Salamina il grande punto di riferimento, di coagulo di tutta la. I grandi proprietari terrieri, ecco, di quest'area. E il discorso della violenza, quello andrebbe ripreso, è un discorso, diciamo, estremamente interessante, ma non va trascurato, ecco, la capacità della borghesia agraria di ricompattarsi, ecco, intorno a queste vecchie posizioni. E pensate che laddove elementi della del mondo liberale, liberal democratico, cioè mantengono le proprie posizioni, come nel Salento, e ad esempio Grassi è uno dei pochi liberal democratici che non aderisce al blocco nazionale. È importante aprire questa parentesi perché Grassi sarà, diciamo, poi nel secondo dopoguerra il ministro della giustizia, quello che firma la Costituzione italiana, grande giurista, però tutti gli altri, ad esempio Codacci, Codacci Pisanelli, i Tamburrino, eccetera, che erano nitiani, diciamo, ancora, diciamo, nel 19 su posizione libera democratica, passano tutti al blocco nazionale. E quindi diremmo che la partita si è giocata nel 21 con l'elezione, e subito dopo l'elezione l'assassinio di Divagno, diciamo, rappresenta un punto di riferimento, diciamo, di tutta questa situazione, perché c'è da chiedersi come mai, ecco, nonostante uno sciopero generale all'indomani della morte di Divagno, che riesce bene, però riesce bene nella terra di Bari, nelle altre province meno, e non c'è un'attenzione nazionale, voglio dire, rispetto a quello che il primo deputato ha assassinato in pubblica piazza. E naturalmente sulla vicenda dell'assassinio di Divagno ancora oggi la ricerca non ha completato il suo lavoro, le interpretazioni, chiamiamola di classe, cioè che Divagno viene assassinato perché ad esempio il difensore dei contadini, dei braccianti, dei poveri, di Gio del Covo nel 1920, dove c'è stato l'eccidio proletari, questo non regge perché gli agrari hanno potuto ricorrere a quelli che erano gli strumenti del periodo giolittiano, insomma qualche sicario fuori Divagno viene fatto fuori invece da giovani studenti, e quindi evidentemente nelle scuole da tempo, dal periodo della guerra, il nazionalismo ha fatto enormi progressi. E un nazionalismo, voglio dire, che non solo è in guerra fondario, che si attesta sulla posizione della violenza, voglio dire, no? Ma noi abbiamo oggi gli strumenti per aprire gli archivi scolastici, anche quelli del liceo di Conversano, che gioca un ruolo di formazione addirittura in tutto il territorio, il liceo di Conversano è un punto di riferimento della formazione della classe dirigente del sud-est barese, e quindi cercare di capire perché la violenza rappresenta uno dei grandi punti di riferimento di una propaganda nazionalista che senza soluzione di continuità dal 14-15, voglio dire, si sviluppa poi in tutto il periodo successivo. Le grandi manifestazioni per l'entrata in guerra a Bari vedono, diciamo, il movimento degli studenti in prima linea, addirittura ci sono le relazioni dei prefetti che denunciano questa situazione nel 14 degli studenti, rappresenta un elemento di sovversione. Questo riferimento serve perché se
volete sotto il profilo metodologico capire questa situazione, nell'articolo di Stato di Bari ci sono, diciamo, le relazioni che vi possono far capire gli aspetti di carattere generale, ma si possono anche avviare studi in loco, voglio dire, per cercare di capire che sulla Gio del Colle, nel liceo classico di Gio del Colle, ancora sono licei comunali o a Conversano o a Bari nel liceo civile, la formazione, diciamo, su quali elementi, quali sono gli elementi ideologico-culturali. Non bisogna dimenticare che in questo periodo c'è un ministro come Benedetto Croce, ecco, nella fase giolittiana, ma subito dopo troviamo Gentile, voglio dire, no? A caratterizzare, diciamo, questa situazione. Ecco, ma chiudendo questa parentesi, però ecco, il discorso sulle elezioni del 1921 è un discorso estremamente interessante, anche qui voi potete utilizzare gli archivi comunali per cercare di capire chi fosse, cioè il suffragio universale maschile, chi fossero gli elettori e in che misura partecipano al voto. Perché lì la geografia politica, ma anche tentativo di capire quali erano gli esponenti della classe dirigente pugliese in questo periodo, qual è la loro composizione sociale, via di seguito. Ci sono degli studi, quelli della Colarizzi sono quelli più particolareggiati, e ritengo che sia un classico, è uno studio della Colarizzi che diversi anni fa ha cercato di chiarire questi aspetti. Se passiamo dal 1921 al 22, la Colarizzi elenca una serie di violenze inaudite in tutta la regione, dove gli assalti alle leghe, alle camere del lavoro, gli assalti alle leghe rosse, ma anche a quelle bianche, ad esempio in Terra d'Otranto le leghe bianche sono oggetto di una violenza interminabile, in cui parroci, eccetera, vengono, rischiano di essere fatti fuori in pubblica piazza, quindi non è solo di bagno a rischiare. Certo, voi pensate che di bagno, il tentativo di assassinare di bagno avviene tre mesi prima dell'elezione del 21, non riesce perché si riesce a casa sua, a rifugiarsi in casa, però questo è il livello dello scontro, diciamo, è altissimo, e tutto questo avviene sotto gli occhi, diciamo, della forza pubblica, che nel 21 assiste passivamente, nel 22 invece dà una grossa mano. E la vicenda dello sciopero generale a Bari del 1 agosto del 1922 è emblematica, perché il tentativo, ecco, vi leggo un passo estremamente chiaro di Simona Colarizzi. Dice: la battaglia per la conquista di Bari dura tre giorni e non costituisce per i fascisti una pagina di gloria. La resistenza del proletariato barese è compatta nonostante le vittime tra le sue fila. Le barricate innalzate nella città vecchia impediscono ai fascisti di penetrare all'interno e le squadre si devono accontentare di dare l'assalto solo alla sede del sindacato ferroviario, che era nel quartiere situato nella città nuova. Dice: riuscendo a espugnarlo nonostante la difesa strenua dei gruppi dei legionari e dei repubblicani, anche questo è un aspetto. Quindi l'alleanza del lavoro almeno qui sta funzionando, perché Di Vittorio ha il sostegno di Piero Delfino Pesce, ha il sostegno anche, se volete utilizzare una fonte, il settimanale di Piero Delfino Pesce. Ecco, è un punto di riferimento fondamentale per ricostruire anche il processo di Bagno, è il settimanale che più si impegna nella fase del processo in atto, nel 22 processo in atto, ecco, dell'assassino di Bagno, e anche qui si ha la possibilità di capire quale fosse il ruolo del secolo magistratura, che non è assolutamente poi un ruolo secondario.
E dice ancora la Colarizzi, dice, il sindacato ferroviario era situato nella città nuova, ecco, i fascisti riescono ad espugnarlo nonostante la difesa strenua dei gruppi di legionari e dei repubblicani, grazie soprattutto agli arresti di massa degli esponenti sindacali e del capo dei legionari da parte delle guardie regie. Anche qui non è che nella città nuova l'alleanza del lavoro non funziona, funziona però nella città nuova non c'è quell'elemento popolare, questo sì, ha ragione Masera, però l'elemento popolare nella città B che poi ha dato loro a diverse ricostruzioni anche di grande interesse. Dovete pensare che non solo Di Vittorio è una delle figure più popolari del mondo del lavoro di Bari, soprattutto del sindacato dei marittimi, il più forte, ma anche delle tabacchine. Pensate che nelle elezioni del 21, in quello che è il numero della fabbrica diciamo più importante nel cuore del quartiere, nel cuore della città, nel quartiere di Bertano, il successo di Vittorio è enorme, la sua popolarità è estrema, perché nell'esilio della Svizzera, credo che questo se ne è parlato, di Vittorio si porta dietro diciamo elementi di formazione che lo collocano, diciamo, che gli consentono di capire fino in fondo, diciamo, le grandi questioni non solo dello sviluppo urbano, ma anche le questioni dei processi di industrializzazione della città. Ecco, pensate che nella camera del lavoro viveva la famiglia di Vittorio, e ci sono le testimonianze, anche questo è estremamente significativo, della figlia Baldina di Vittorio, ha seguito poi tutte le vicende familiari, paterne, dell'esilio, del trasferimento di Vittorio nelle capitali europee, a Parigi, a Berlino, a Mosca, ed è stato protagonista di tutta l'opposizione al fascismo negli anni più difficili, nel 1937, 38, 39, da ragazzina. Una delle fonti più importanti che potete consultare anche, abbiamo nel nostro istituto, è La Voce degli Italiani, è l'unico quotidiano il più importante quotidiano dell'opposizione fuori d'Italia, fondato da Di Vittorio nel 1937, nel corso della guerra di Spagna, e Baldina è segretaria di redazione e redattrice. Perché ho fatto riferimento a Baldina? Non solo perché Baldina e il fratello partecipano alla resistenza europea, fu all'inizio della guerra internato in un campo di concentramento insieme alle donne che si opponevano al regime di le donne insediate in Francia, ma insieme agli ebrei, in uno dei più famosi campi di concentramento francesi. Ma Baldini è stata nel dopoguerra una delle fondatrici dell'Unione delle Donne Italiane ed è stata deputata del Collegio di Bari sulle donne del padre, perché addirittura è venuto a Bari, ecco, nel 1921. Chissà perché questa memoria, questa ricostruzione, come vedete, le abbiamo, per così dire, trascurate. Una delle testimoni dell'assalto, dell'alleanza del lavoro, dell'assalto alla Camera del Lavoro di Bari. E lei diceva che era bambina e scorazzata sui carri dalla Camera del Lavoro durante l'assalto, però nei giorni dell'aggressione alla città vecchia dei fascisti nacque il fratello Vindice. Ecco, e di Vittorio fu tutelato dalla gente di Bari Vecchia
c'è stata tutta una memoria che noi non abbiamo recuperato, ecco, di questi eventi. E eventi che rappresentano una storia della città, pur all'interno di un quadro estremamente negativo, però uno dei punti di riferimento di una identità che si è poi nel tempo dissolta. Dovete pensare che per la città vecchia, nel momento in cui vengono ripristinate le libertà, parteciperà alla resistenza nel 1943, 20 anni dopo, con le stesse caratteristiche, diciamo, della difesa della città nel 1922, perché i tedeschi a Bari saranno costretti per l'intervento, diciamo, del popolo di Bari Vecchio il 9 settembre del 1943 ad abbandonare l'operazione di distruzione del porto di Bari. Saranno ragazzini e donne della città vecchia a mobilitarsi come nel 1922 per impedire la distruzione di una delle più importanti infrastrutture della città. Ci sono tanti altri elementi che possono essere richiamati, ecco, se diciamo, accanto a un quadro di carattere generale vogliamo capire quelli che rappresentano poi alcune identità, vuol dire, di carattere periferico. Il dato più rilevante è che non solo nel 1921 la città vecchia si pronunciò a favore, diciamo, di una visione democratica avanzata, dando molti voti contemporaneamente a Di Vagno e a Di Vittorio, ma nelle prime elezioni del 1946, che ha ragione il professor Masella, la città vecchia votò in maniera massiccia per la Repubblica, per il quartiere Murattiano e gli altri quartieri, ebbero un comportamento elettorale completamente diverso. Questo per spiegare non solo l'identità che ci porta sulle questioni della memoria. E oggi, ecco, la memoria voi pensate che il fascismo demolì la città vecchia. E demolì la città vecchia a metà degli anni 30 perché quella non fu, ecco, la difesa di Bari Vecchio fu una pagina di storia estremamente negativa per il fascismo danese. E quindi si tentò addirittura di cancellare la memoria. Solo in anni recenti, laddove c'era la Camera del Lavoro di Bari Vecchio, c'è una scuola materna e alle spalle della città vecchia, e c'è solo una targa che ricorda, ecco, queste vicende. Naturalmente il frammento dell'alleanza del lavoro su scala nazionale determinò una intensificazione della violenza in quelle che erano rimaste, siamo nell'estate per il 1922, vi erano ancora alcune roccaforti in Puglia, potremmo definire dell'alleanza di classe, però questa volta ad Andria, che era la capitale dei cittadini poveri, a Gioia Comune. Questa, ovviamente queste roccaforti furono prese d'assalto, voglio dire, dai fascisti, voglio dire, con un sostegno e unanime di quelle che erano le istituzioni dello Stato. Insomma. E qui, ecco, si chiude questa situazione che però, ecco, possiamo dire che nel delitto di Vagno, ecco, ritrova. Possiamo ritrovare tutti gli elementi costitutivi nel delitto di Vagno, e anche nei gravi errori, nelle grandi divisioni che caratterizzava la sinistra in quel periodo, ma non solo la sinistra politica, ma anche in tutto il mondo del lavoro, il mondo sindacale. Ecco, le divisioni che Di Vittorio era riuscito a far superare tra CGL, Unione Sindacale Italiana, e Ferrovieri, ecco la grande personalità di Vittorio. Vittorio, ecco, voleva dare addirittura un altro nome all'alleanza del lavoro. La voleva chiamare Unitaria, Alleanza Unitaria. E pensate che Vittorio sarà fedele a questa impostazione negli anni, a
ancora più difficili negli anni dell'esilio a Parigi e soprattutto nell'immediato dopoguerra, nel secondo dopoguerra, riprende diciamo, questa battaglia. E, l'aspetto negativo è che invece la memoria di Bagno si perde completamente e con una gravissima disattenzione della ricerca anche fotografica, su quello che questo storico, questo bravissimo storico, ha fatto molto bene, adesso ha imparato a fornirvi questa fotocopia, questo storico che definisce con questo gigante buono, diciamo, ha assassinato in pubblica piazza, diciamo, sotto gli occhi di tutti, e che addirittura non ha avuto neppure giustizia nel secondo dopoguerra, quando si è rifatto il processo, perché gli assassini di Bagno, con una sentenza incredibile, diciamo, della Cassazione, addirittura ritiene che l'assassino era stato un assassino per caso, era stato sparato qualche colpo di pistola, come, ecco, cioè, senza alcuna intenzionalità, e furono poi delle varie amnistie del tempo. C'è solo un errore, peccato, vedete, cioè, gli assassini di Ivano non arrivarono in macchina, ma arrivarono con i canessi. C'è un bel documentario che potete utilizzarlo, e anche un documentario estremamente significativo, se lo volete proporre agli studenti, che pone l'accento proprio sulla violenza. Grazie. Il documentario alla Fondazione di Bagno ce l'ha, dovrebbe essere stato messo sul sito, da quel sito che è di riferimento per il corso, probabilmente dovrebbe darmi conferma, è stato riversato anche quel documentario, oltre ad altro materiale. Per quanto riguarda i riferimenti bibliografici sono semplicissimi, potete provarli nella storia del fascismo della terza di Simona Colarizzi, ci sono state varie edizioni, c'è anche un'edizione economica, la potete trovare in tutte le biblioteche, e ci sono due capitoli semplicissimi che li potete utilizzare facilmente. Io non ho avuto il tempo di fare le fotocopie perché era... Scusami Antonio, anche per quanto riguarda i capitoli a cui sta facendo riferimento il professor Leuzzi, se fate riferimento sempre al senso, nella biblioteca, oltre a questi contributi filmati, ci sono anche tutta una serie di contributi di testi scritti, scansionati, tra cui c'è anche questi capitoli a cui sta facendo riferimento. E poi, ecco, l'altro testo che ho citato, Lezioni sul fascismo, tra le lezioni sul fascismo è un testo della Feltrinelli, vuol dire della metà degli anni 60. Anche queste edizioni sul fascismo sono state, ci sono state moltissime edizioni, c'è un contributo di FOA, voglio dire, che vi può spiegare questi aspetti, e c'è anche un altro contributo di Recuperati sulla scuola, voglio dire, questo lo potete trovare anche, ecco, per quanto riguarda la funzione che ha avuto la scuola in quegli anni, Recuperati è il punto di riferimento sotto il profilo storiografico più utile. Potete trovare anche nella storia delle Einaudi, diciamo, un profilo generale della situazione della scuola in questo periodo. Ovviamente sulla questione delle fonti invece è che gli archivi scolastici rappresentano un punto di riferimento, diciamo, pressoché inesplorato, in parte anche gli archivi comunali, vuol dire, se volete andare a verificare, o gli archivi, nel caso di Conversano, anche gli archivi ecclesiastici. L'archivio è a Monopoli, non a Conversano, adesso la diocesi di Monopoli, potete verificare questi aspetti. Ovviamente l'archivio di Stato di Bari, le relazioni prefettizie sono estremamente significative in questo periodo. Si cercano informazioni online su Divani, non ci sono mai i nomi degli assassini. Non ho capito. I nomi degli assassini non compaiono online, facciamo ricerca. Ma non i nomi degli assassini sono. Perché
sin dal processo del 22, dire, c'è un elenco di nomi, i nomi sono noti, Cassano, Russo, cioè sono nomi ricorrenti, so, Cassano è più noto perché è uno dei figli, diciamo, di uno dei possidenti proprio di Gio del Colle, che però viveva per frequentare il liceo di Conversano, diciamo, avevano casa a Conversano, ma addirittura frequentavano la spiaggia di Colse. Tanto è vero che ecco, l'assassino matura nel contesto, diciamo, di questa tra studenti liceali, studenti universitari che si ritrovavano a Colse e dalle relazioni, diciamo, di polizia sono stati recuperati questi elementi. Però il dato di fondo che, a differenza dell'agguato dal febbraio, dove ritroviamo i seguaci di Caradonna, diciamo i professionisti della violenza, vuol dire, che fanno pensare ai vecchi nazioni, nell'assassinio nel settembre del 1921, i protagonisti della ruota di bagno sono in gran parte studenti medici e studenti universitari. Allora l'ipotesi è che, ecco, la propaganda nazionalista ha avuto non solo i suoi effetti, ma questo innesto tra nazionalismo e fascismo, nazionalismo guarda a fondare il fascismo, è uno degli elementi su cui è possibile aprire anche una discussione, aprire anche un dibattito, voglio dire. E diciamo, la sentenza di Cassazione, la rubrica creata dalla volontarietà nella sentenza di Cassazione, quella conferma l'esempio materiale di identità. Cioè, ci sono gli atti processuali che potete trovare in fondazione in cui si è tentato di ricostruire questa vicenda ricorrendo anche a una perizia medico-legale su quella che era la tesi di fondo della Cassazione, no? E gli avvocati difensori di Cassano, eccetera, che erano plurimilionari e sono le voci, è interessante anche questa situazione. Nel momento il processo di Bagno arriva, il rifacimento del processo di Bagno nel secondo dopoguerra avviene tra il 47 e il 48, all'inizio della guerra fredda, in un clima, diciamo, che fa, ancora una volta, vuol dire, ricompone quelle che erano le vecchie posizioni di classe. C'è uno schieramento di penalisti a favore, diciamo, dei responsabili dell'omicidio di Bagno, che è letteralmente incredibile, mentre la difesa della famiglia di Bagno, eccetera, voglio dire, riflette, diciamo, addirittura quella che era la situazione del primo dopoguerra, al di là dell'avvocato Tamburrino, soprattutto di Paparia, che è l'avvocato difensore di tutto il mondo contadino e operaio anche negli anni del fascismo. Ecco, nel 48 di nuovo si riproduce questa polarizzazione. E la Cassazione è influenzata, diciamo, da una restaurazione giuridica, se possiamo utilizzare un termine, voglio dire, che è gravissima, voglio dire, perché avviene con la Costituzione italiana, nell'età repubblicana. E il verdetto della Cassazione, ancora una volta, confermo il ruolo della magistratura, che senza soluzione di continuità, tra il primo dopoguerra, gli anni del fascismo e nel secondo dopoguerra, manifesta, diciamo, compie delle operazioni addirittura di sovvertimento giuridico rispetto a quelle che erano le caratteristiche, diciamo, del diritto penale in età liberale, in età giolittiana. Quello di cancellare addirittura l'imputazione, cioè di omicidio volontario in omicidio preterintenzionale, è un'operazione incredibile. Noi abbiamo affidato a un perito medico legale, ecco, per cercare di capire se aveva fondamento o no il pronunciamento della Cassazione. Non aveva alcun fondamento, per un semplice motivo, perché chi aveva sparato con l'intenzione di uccidere. Perché i colpi, voglio dire, erano tutti in zone vitali, ecco, di questo gigante, voglio dire, per cui ebbero buon gioco. La Cassazione invece dimostrò addirittura, si sostenne la tesi davanti
ai giudici della Cassazione, e che si era sparato dall'alto verso il basso. Il perito medico legale che noi abbiamo, su cui abbiamo presentato tutta la documentazione, che ha fatto una grande lezione agli studenti del corso di medicina legale, ha dimostrato che secondo la tesi della Cassazione un omicidio doveva avere un'altezza di 2,30 m, 2,40 m per poter sparare dall'alto verso il basso. Capite l'assurdità di una sentenza che fu violentemente criticata da Salvini sul ponte. Dice i giudici ancora una volta in Italia pubblicano assumono, diciamo, un comportamento indegno, diciamo, di una repubblica, di una democrazia. Però questo non ha niente a che vedere con le questioni della violenza, della potenza. Bene, ringrazio il professor Luzzi per questa lezione, in qualche modo è riuscito a concludere in maniera più che egregia, insomma, questo ciclo di incontri per quanto riguarda le tavole rotonde. Voglio ricordare soltanto che tutto il materiale a cui è stato fatto riferimento si può trovare sul sito della Fondazione Divano di Orsi, per l'indirizzo fondazione.divagno.it/formazione. Se posso aggiungere qualche cosa anche del nostro istituto, che è stato fondato dal figlio di Giuseppe Divagno, ed è stato fondato da Tommaso Fiore, non solo potete trovare tutti gli elementi, diciamo, di carattere, diciamo, tutti i libri e le relazioni, i libri che vi abbiamo citato, cioè noi abbiamo una sezione che è la sezione Movimento Operaio e Contadino in Puglia, abbiamo anche noi, diciamo, i dischi del processo di Vagno, la pubblicazione del processo di Vagno, e abbiamo anche, per quanto riguarda il secondo dopoguerra, un fondo archivistico di grande rilevanza, che è il Fondo di Solidarietà Democratica, cioè del gruppo di penalisti baresi. Il Fondo di Solidarietà Democratica lo abbiamo recuperato grazie al ruolo, ecco, di Francesco Mucciaccia, che è stato uno dei fondatori, uno dei protagonisti, insieme a tanti altri penalisti, tra questi ne ho citato uno, Paparia, soprattutto Mario Assennato. Noi abbiamo sistemato proprio recentemente, ecco, gli scritti di Mario Assennato su questo periodo, che rappresentano una novità, perché stavo lavorando sulle origini del movimento operaio e contadino in Puglia, e anche uno scritto che non si riusciva più a trovare su Di Vittorio, e quindi chi volesse approfondire, diciamo, questo periodo storico anche con elementi, diciamo, di archivio, con elementi nuovi, anche il nostro istituto è a disposizione. Noi cercheremo di mettere l'inventario già a disposizione di tutti, ma molti di questi elementi sono stati anche scannerizzati per agevolare poi il compito della consultazione. Se ci sono altri interventi, chiarimenti, io chiuderei questa, prima di finire in quarantena, più di un tempo. Grazie.